tremate e mi volete salvare! Come corre l'autoambulanza? Perché corre? Corre per salvare me! Tutti ora si preoccupano di me! Tutti ora si preoccupano, non mi si salva! Non mi si salva! A nessun costo! Neanche se vengono! Neanche se vengono i pompieri! I pompieri sotto col talone! E dice pompieri, forza, forza ragazzi! Andate lì sotto, bisogna che parlo! Bisogna fare la cascata di lettera, forza ragazzi! Ecco, qua, ma sotto dove, capitano? Sergente! Prende la traiettoria e gli misuri il vento, no? No! Oh, pompierino! Pompierino sergentino! Non me l'aveva mai misurato nessuno, sai a me il vento! Voglio misurare il vento! Misuratelo per conto tuo il vento! Misuraglielo il capitano il vento! Venga a misurare a me il vento! Guarda, appena... Oh! Se vedo che tu mi misuri il vento! Appena fa, misuratelo il vento! Io fa... Uragano! Disturbo meteoritico, non mi si salva, e anche se voi pompieri mettete bene tutto il telo sotto e io devo cascare nel telo per forza, non mi si salva, io mi metto tutto il tecnico, vedrai, mi metto tutto, guarda, con questo braccio duro un tecnico, il dito tutto affusolato, l'unghia più tagliente in cima, mi metto così. Mi butto di sotto, affusolato aerodinamico sul telo, arriva il telo, la taglio tutto, l'apro, batto la testa in terra e prima di battere la testa in terra tiro anche un calcio in bocca al capitano. Paura? Timore? Oh, ma guarda quante belle formichine che ci sono laggiù sotto! Chissà quale sarà quella formichina che quando io mi butto con una carcagnata gli spiacci col cervello! Sarai forse tu, vestita di rosso? Ah, il sangue non si vedrà sul tuo vestito! Oh, sei vestita in tinta, signora distinta! O sarai tu, vestito di nero, eh? Ah, lui si è già preparato, è già venuto vestito a lutto perché lui ha pensato. Dunque, verso le 5 un pazzo mi cascherà sul cervello, mi sfonda tutto, mi ammazza. Allora mettiamoci vestiti già a lutto così mi vesto già in conformità. Niente! Non ti ammazzo a spregio! Via! Vattene! Conformista, si muore a sorpresa oggi! Oggi niente previsioni! Capito? Anzi, io scelgo a caso uno in segreto! E adesso io scelgo di... E in segreto adesso io riguardo... È inutile alzare le mani! Niente preoccupazione! Adesso io riguardo... E adesso non guardo più perché tanto ti ho già scelto! Eh sì, ho già scelto la mia vettimina con la materina grigina del cervellino che gli schiaccio e lo faccio diventare un calzino! Pronti? Ecco, è arrivato il momento finale! Siete pronti allora? Eccomi, eccomi! Attenzione, mondo, sei testimone autore di quello che sta succedendo! Sì, preparati! Ecco, la sentite! La sentite la tromba finale del giudizio! Il giudizio è avvenuto! Pronti uno! Pronti due! Ehi, ma che fai sul comodino? Scendi! Scendi, calma! Infermiere! Napoleone non mi lascia mai giocare! Ecco! Ecco! Ah!